secondo me. Allora, cosa siamo venuti a fare? Ok. Qual è l'obiettivo che vi prefiggete per oggi pomeriggio? Non sposare. Non sposare. Ed essere felici. Cos'altro? Uno che voglia dire perché diavolo sono venuto? Curiosità. Curiosità rispetto a che? Generale. Allora, una cosa sola. Una. Mi incuriosisce quella cosa lì, mi vuoi non sposare? Allora, chi lo dice questo? Da che film è tratto? Quattro matrimoni e un funerale. Che scena è? L'ultima, quando dopo quattro matrimoni, tra l'altro i loro rispettivi, lui va da lei, si capisce, e gli dice mi vuoi non sposare, perché è chiaro che se ci sposiamo qua va in crisi tutto, però se non ci sposiamo forse. Io speravo che qualcuno mi dicesse sono venuto per sapere la verità, vi prego, sull'amore. Però oggettivamente quello che cerchiamo di fare oggi, e io sono molto contento di farlo, lo dico a tutti, vi ho chiesto di condividere, di far venire più persone possibili, perché ci sono una marea di informazioni sull'amore, per dirlo così, che non circolano. Noi ci comportiamo come fossimo negli anni 50, mentre ci sono tantissimi spunti, corsi, libri, interventi, counseling, terapie che si possono fare per capire perché io mi avvito sempre sugli stessi problemi. Oggi vediamo il focus delle relazioni, ma non è ovviamente solo quello, perché è un sistema che si muove. Se io ho delle difficoltà generali nella mia vita, sicuramente avrò delle difficoltà sul lavoro. Avere un'idea, qual è il mio obiettivo per oggi? È che voi usciate con un'idea, almeno una motivazione ad approfondire quello che trovate qua, e soprattutto a capire che me l'avessero detto 20 anni fa, porca miseria, probabilmente avrei risparmiato un po' di affanni. Sono tutte cose positive quelle che potete scoprire oggi. Ci sono anche delle cose misere alle quali bisogna rassegnarsi, secondo voi? Grazie di aver risposto. No. Di sì. Allora, no, effettivamente c'è un passaggio che, in cui voi potreste dire vabbè, allora ma un mazzo faccio prima. Però è un passaggio. E per iniziare questo passaggio facciamo una piccola esercitazione. Per favore concentratevi su quella che è la vostra più grande preoccupazione dal punto di vista degli affetti oggi, in questo periodo. E ditevela nella maniera più chiara possibile, attenti che poi quando ve la richiederò alla fine noi ci inganniamo, tant'è che io faccio dei post-it, alcuni post-it li vedrete qui rappresentati, per le persone che vengono in terapia da me, alla fine loro vanno via con la frase che hanno detto, perché se no noi ci inganniamo, non ce la ricordiamo, no, non ho detto proprio quello. Per cui cercate di dirvi in una piccola frase o in una parola qual è la vostra più grande preoccupazione che avete in questo periodo dal punto di vista affettivo. Se non ce ne sono, qual è la vostra più grande preoccupazione di carattere generale? Se ci sono tutte e due, qual è il minimo comune denominatore? Non è un incontro così, cioè non la studiamo, non è che avete partecipato. Puoi ripetere l'ultima cosa di bello? Qual è la mia più grande preoccupazione dal punto di vista affettivo?
affettivo, relazionale, amore, chiamatelo come vi pare, è chiara la domanda. Se non ce l'ho o non mi viene, perché spesso non mi viene, qual è la mia più grande preoccupazione di questo periodo? Se sapete che vi ingannate e c'è qualcuno che vi conosce bene, ditelo al vostro amico o alla vostra amica, in modo tale che poi, no, ora gli hai detto quest'altra, non ti ingannare. Perché questo incontro è un po' sugli autoinganni, su quello che ci raccontiamo. Vedrete dei casi, io vi parlerò di 7 persone se ci riusciamo. Sono degli archetipi, quindi vedrete qualcuno che non esiste nella realtà. Parlerò anche di voi, dei presenti, ovviamente non vi riconoscete. Una volta una persona mi ha detto, ma Angela sono io, tu hai scritto di me, è vero, ma guarda che Angela è un uomo, perché in realtà io cambio tutti i dati, eccetera, eccetera. Ci è rimasta un po' male, pensava che avessi parlato di lei, però le situazioni sono molto simili. E poi vi spiego perché vi parlo di queste 7 persone. Fatta l'analisi, trovato l'inganno, ci siete, posso andare avanti? L'avete fatto? Ci siete riusciti tutti? C'è qualcuno che dice, guarda, a me non mi viene niente? Non sapevo. Sì, bastardo. La ragazza che sono male è una delle poche rappresentate qua, non di queste che vedrete adesso. Però alla fine parlerò anche di lei e di molti altri dei presenti, per cui non potete scappare. Allora, vi parlo di alcune persone, sono degli archetipi. Io mi chiamo Marco Di Giovanni, sono uno psicologo, psicoterapeuta specializzato in analisi transazionale prima e poi in bioenergetica, che è quello che mi ha cambiato la vita e di cui vi parlo oggi. Una sera di circa 15 anni fa, una persona mi dice, vieni a fare una prova di esercizi di bioenergetica, specialmente di ginnastica, e da allora davvero la mia vita ha cambiato segno, ho dormito molto diversamente, mi sono sentito che c'era una strada che potevo percorrere molto più concreta, profonda, utile per me, per migliorare la mia vita, e quindi poi per effettuare una terapia più fattiva, concreta, efficace, meno, diciamo, eterea che quelle che avevo fatto fino a quel momento e le scuole che avevo frequentato fino a quel momento. Per questo io sono qui oggi, perché queste informazioni circolino il più possibile. Le persone di cui vi parlerò sono queste qua. Sono ovviamente nomi inventati, eccetera, eccetera. Alcuni sono attori, alcuni no, proprio perché rappresentano delle persone che io ho conosciuto davvero, ma sono molto sfaccettate, quindi per non identificare nessuno in particolare. Per esempio, Amanda, qual è il suo problema affettivo? Qual è la sua più grande preoccupazione? Non c'è nessuno che mi ama, nessuno che si preoccupa per me, nessuno mi ha mai amato. Tutto quello che dirò oggi pomeriggio è a prescindere dall'aspetto fisico e del merito, cioè io non mi sento così indesiderabile o così non meritevole, però devo ammettere che ho 41 anni e nessuno in questo momento ha mai resistito con me o io ho resistito con lui più di un mese, due mesi, tre mesi. Vi è chiaro? Che cosa fa Amanda? Amanda pratica, non è la sola che io conosco, che viene nel mio studio, che pratica il Namyoren Gekyo. È chiaro? Quindi è una preghiera buddista che vuole dire esattamente che cosa? Ha ogni azione il suo effetto. Sì, però la formula è mi connetto con l'universo in modo tale che si crei quello che effettivamente deve succedere. E che cosa deve succedere secondo Amanda? Deve succedere che arriverà finalmente un uomo che darà un segno alla mia vita. Vi è chiaro? Ok? C'è legame secondo voi tra questa sua preghiera quotidiana di 1 ora e 15 minuti al mattino e quello che le sta succedendo, cioè che poi non si verifica l'arrivo di quest'uomo secondo voi? C'è? Volete dirlo? Certo, si rinforza nell'idea che non lo troverà mai. Perché secondo voi? Se lo ripete per mezz'ora tutte le mattine. Che lei però non si ripete che non arriverà mai, lei desidera, e secondo la sua interpretazione del buddismo, se tu desideri una cosa e ti metti in una certa vibrazione, poi questa cosa arriva. Una mancanza. Sì.
esatto, parte da una mancanza. Poi vediamo, tra poco vi sarà tutto chiaro, ma non diamo subito delle risposte. Non è la cosa che realmente desidera. Esatto. Prima, ciao Filippo, prima non è la cosa, primo non è esattamente quello che lei desidera, non è consapevole bene di tutto ciò di cui desidera. Il secondo punto in realtà invece è che lei si mette in una posizione in cui quello che desidera in realtà lei non se lo merita, perché parte da una situazione reale che poi vi dirò della sua vita, della sua infanzia, eccetera. Ok? Lui, sapete chi è questo qua? Come si chiama lui effettivamente? Lui è Tim Burton, che tra l'altro si è appena separato, ma lui ha vissuto 13 anni con la sua compagna nell'appartamento accanto. La stessa cosa faceva Monicelli, per dire che è veramente un uomo grandissimo, un intellettuale eccezionale, che è morto a 95 anni, suicida, perché era stato diagnosticato un tumore, ma lui ha vissuto gli ultimi 40 anni della sua vita da solo, quindi, non so, sua moglie e i suoi figli abitavano a 500 metri di distanza, perché lui dice, se no mi trattano come un rincoglionito. Okay? Il problema di Angelo qual è? Angelo è una mente tormentata, la sua testa non si spegne mai, lui deve sempre pensare. Vedo qualcuno che gli passa tutta la sua vita davanti nel finestrino del treno. Sono dentro questi 7 caratteri bioenergetici, ci siamo tutti, quindi è chiaro che qualcosa vi risuona, solo che non esiste proprio il puro. Io per esempio ho 2 o 3 di queste tendenze, ciascuno di noi ha 2 o 3 di queste tendenze, perciò la cosa è un pochino più complicata, un po' come se fossero i segni zodiacali, ma poi devi andare a vederti le case, la luna, eccetera eccetera, vi è chiaro? Ovviamente io credo molto di più in questo che nei segni zodiacali. Angelo ha bisogno di pensare tutto quello che fa. L'amore lui non lo percepisce se non è pensato, vi è chiaro? Quindi significa che la prima cosa, io ho bisogno dei miei spazi. Non so esattamente che cos'è il nostro rapporto, posso stare con te, però sento che tu mi ami in una maniera differente da quella che io posso sentire. Non sono una persona di grandi desideri, sono una persona di grandi ragionamenti. Vi è chiaro? Ognuno di costoro, come ho scritto da qualche parte, vive nel proprio tira e molla. Per esempio Angelo non può fare a meno di desiderare un rapporto, ma quando ci arriva si rende conto che poi in realtà non è che lui si annoia. Se facciamo grandi ragionamenti, sì, per esempio il sesso gli interessa di meno. Quindi di fatto poi alla fine tutto si esaurisce. Posso andare avanti? Ci sono domande, osservazioni? Voi fermatemi quando volete, eh? Anche osservazioni di qualsiasi tipo. Noemi invece è tirata da tutte le parti, nessuno si occupa di lei, lei si occupa di tutti. Per esempio, negli ultimi 4 anni ha avuto diverse relazioni. La cosa che ha colpito me, ma credo che colpirà anche voi, che lei poi entra nelle famiglie, lei per esempio ha 3 fratelli più grandi maschi, tutta la famiglia si basa su di lei. 3 fratelli anche molto più grandi, lei avrà tra 30 e 40 anni, e tutti si affidano a lei, compresi i genitori, che sono un po' adolescenti, hanno 74 anni. Vi è chiaro? Per esempio, la sorella di questo suo ex fidanzato, che è stato con lei 6 mesi, si è operata e lei è andata nella città dove abita, che è lontana da Milano, per accudire questa sorella in ospedale. Quindi lei si lamenta che tutti quanti fanno affidamento su di lei, ma lei non ha spazi per sé. Il problema di Noemi, il problema è grande, è che ha avuto già 2 tumori e il primo non l'ha nemmeno detto a nessuno. Quindi quando entra in terapia, la sua preoccupazione, adesso arriviamo al punto, è: c'è qualcosa che mi abbatte, gli altri mi abbattono, nessuno si occupa di me, io mi occupo di tutti e non ce la faccio più. Anelo alla libertà, ma non ci riesco.
ognuno di queste preoccupazioni, di quelle che ho detto e di quelle che dirò, poi ci divide in due, perché ogni tanto Noemi esplode, ma esplode in una maniera in cui poi si trova nel proprio cantuccio, sta lì, sta male e non ha altra chance che sentirsi isolata, che ha rovinato tutto, perché quando esplode, esplode, manda quel paese il capo, manda quel paese chiunque, però sostanzialmente la sua base è che non ha altra chance che ritornare piano piano, giorno dopo giorno, ad avere le relazioni che aveva prima. Quindi questo è un tunnel, cioè lei non riesce a uscire da questo tunnel. Lavora, è molto brava nel suo lavoro, molto stimata, ha un contratto precario con lo stesso livello di quando è entrata, anche se adesso ha fatto 4-5 salti di carriera, cioè gestisce davvero un negozio intero. Vi è chiaro? Però per qualche strano motivo, quando chiede, non ottiene mai. Poi ho finito, vi racconto queste cose, ma poi in realtà ho finito. Hai detto che Noemi è in terapia da te. Noemi è in terapia da me. Lei è riuscita a vedere tutto quello che hai visto te? Gli è chiaro tutto? Sì. Okay. Adesso è cambiata un po', dopo vi faccio vedere. Mm-hmm. Ci sono le evoluzioni di queste storie. Mm-hmm. Tra un po' ti risponderò, se non ti rispondo. No, ok. Allora, questi due hanno due dinamiche vicine. Sono stati tutti e due sottoposti ad un'asticella. Sto leggendo un libro dove c'è una psicanalista che si chiama Diagnosi Psicanalitica, molto bello tra l'altro, un lavoro monumentale, dove questa psicanalista americana parla di un suo paziente il cui padre gli ha detto: io ti finanzio per fare l'università, che poi non è la stessa cosa che in Italia, sono università prestigiose eccetera, quindi molto costose, ma solo se fai medicina o legge, una roba del genere, le altre non vengono considerate. Questo è successo a 19 anni, però immaginate a 2 anni a che cosa è stato sottoposto. C'è un film, dove sei? Vabbè, insomma, chiunque di voi amante del cinema, c'è un film che parla di questo, non so se l'avete visto, Gone Girl si chiama, che è l'amore bugiardo, ma è dove tutto quello che succede, che all'inizio è abbastanza ragionevole, poi diventa una storia allucinante, deriva proprio dal fatto che i genitori hanno posto delle attese tali che sotto questa asticella tu non ci sei, sotto questa asticella tu non ci sei, non esisti, quindi io ti tolgo l'amore, l'approvazione, quasi tu non sei mio figlio se non sei così, non solo per questioni di immagine, per questioni culturali, sociali, di attese, per sistema educativo, sono bravissime persone, quindi non stiamo parlando di malattia mentale, ma quello che producono, ciò che producono è un disagio che poi ti porta, o ci lavori sopra o vivi malissimo. Perché dico che questi due sono simili? Perché lui ha una problematica più narcisista, e cioè mi sento che devo avere sempre l'approvazione degli altri e devo essere sempre all'interno dei miei progetti. Io posso andare, ma quando torno non vengo riconosciuto. Quindi c'è esaltazione di me e c'è indegnità. Il fidanzato della nostra amica è proprio così. Significa che sono brillanti, eccezionali, ti fanno innamorare, capiscono, hanno un'intuizione, perché sono molto attenti a capire che cosa vuole l'altro da loro, perché sostanzialmente da bambini hanno incominciato a capire subito. Quindi possono andare, ma quando tornano non trovano niente, quindi devono continuamente andare. Io non so se ti amo, non so se ci sono, non so se sono in grado, questo rapporto mi sta stretto, non posso stare in coppia, ci posso stare ma tu a casa tua, io a casa mia, fare dei figli non me la sento, quindi sono di solito sempre molto giovani. Perché ho detto che sono simili? Perché lui invece, anziché la sfumatura, cioè voi non li riuscite a prendere i narcisisti, parliamo di Gassman così mi capite, lui non lo riuscite a prendere, a inquadrare, non sapete chi è tutto, cioè è come cangiante, no? Sono persone eccezionali ma ti fanno star malissimo. Lui invece
l'asticella è tu devi essere così, non so, il figlio dell'avvocato che non vuol fare l'avvocato ma deve per forza fare l'avvocato, eccetera, eccetera. Sostanzialmente lui, che era, vi racconto uno dei casi, che non è propriamente di questa persona, però è emblematico, famiglia molto benestante significa nobiltà, industria, cioè proprio livello altissimo, che era stato ospite di alcuni amici, non so se a Parigi o a Londra, per 3 mesi. Quando era tornato, i genitori gli hanno educato da tata tedesca, insomma tutte queste cose qua. I genitori gli hanno detto: come ti senti? Lui aveva 14 anni. Bene, solo che dopo che mi sono sentito come se fossi in cima al mondo, perché avevo tutto e mi trovavo al centro del mondo, adesso ritornare a Milano, iscrivermi al liceo, insomma mi sembra... Allora loro l'hanno guardato, avevano già parlato tra di loro e hanno detto: sì, secondo noi ti abbiamo un po' viziato, adesso ti dobbiamo riportare nei ranghi, e l'hanno messo in un collegio in montagna. Quindi lui è passato da Londra, giugno, luglio, agosto, settembre in montagna per 5 anni, ok? Dove tornava a casa solo Natale. Lui, quando è venuto da me, di solito si fanno degli esercizi, lui ha fatto questo tipo di considerazione: se io non posso ascoltare, perché se io ascolto poi devo fare quello che mi dicono, perché tu puoi ascoltare e puoi scegliere. No, perché a casa sua non era così. Quindi lui si stupisce che qualcuno possa ascoltare gli altri, secondo lui nessuno ascolta nessuno, perché lui proprio non ascolta. Quindi per esempio lui lavora, si barcamena perché fa dei lavori, come potete immaginare, è tutto lavoro, poi non ha possibilità relazionali. Stiamo parlando di persone alte 1,90, bellissimi, che quando passano per strada dico: ma questo qua? Eppure non ha una fidanzata da non si sa quanto tempo. Io sono single. Il motivo vero è questo. Vi è chiaro? Quindi la dinamica è la stessa, solo che le asticelle che sono state poste sono molto diverse. Lei invece ha una dinamica diversa, lei non è potuta andare. Vi racconto un caso che non fa parte di Piera, però vi rende, che è scritto su uno dei libri che poi alla fine vi consiglio, che è quello di Luciano Marchino. Il carattere si chiama simbiotico. Sua madre aveva il lavoro di sarta, o comunque di persona che confeziona bigiotteria a casa, avete presente, un tot al pezzo, è chiaro? Quindi questa bambina è cresciuta nel seggiolone, sul tavolo di fronte alla mamma, perché la mamma doveva lavorare, e quindi quando lei voleva alzarsi, lei dice: no, stai qua con me. Quindi di fatto questa situazione si è procrastinata talmente tanto che lei vede attraverso il mondo dell'altro. Se ci pensate è terribile. Quindi lei non può andare. Quindi quando sta in coppia, lei vive per la coppia, si annulla completamente, e dopo 3 mesi gli uomini la lasciano. Quando è venuta da me erano 4 mesi che non usciva di casa, perché era stata tradita, ma tradita in un modo che non vi posso nemmeno raccontare perché fa troppo male a me, immaginate. Quindi di fatto lei ha una problematica molto più sto bene, sto benissimo, posso fare tutto, a patto che io non chieda niente per me, perché quando io sono così io mi occupo di te e aspetto quello che tu mi dai. Sentite la simbiosi? Io sono passiva, assolutamente. Non... Tutte le volte che dico che cosa voglio fare, dove voglio andare, devo stare da sola, perché se sono in coppia non riesco. L'altro si stufa, cioè alla fine non ne può più. Ok? Ti manca? Angelina. Angelina, allora, lei invece ha un carattere presente in maggioranza in questa stanza, così ci siamo capiti, che è molto conflittuale. Quindi per esempio un caso di una mia cliente è: il padre, quando lei aveva 14 anni, era geloso fisicamente di lei, quindi una dinamica col genitore dell'altro sesso, quindi una dinamica più matura, geloso al punto che lei si è innamorata del ragazzino del cortile e lui non l'ha fatta uscire per una settimana. Pensate a 14 anni quanto palpiti,
c'è un sacco di 14 anni in questa stanza. Quanto palpiti e quanto vorresti scendere, quanto è il primo amore della tua vita e lui non ti fa scendere per una settimana. Alla fine della settimana lei ha chiuso col genere umano, ha chiuso col maschio. E quando tu chiudi col maschio, cosa ti capita secondo voi? Cioè, innanzitutto, guardate la mia schiena, che atteggiamento hai? E chi ti capita come uomini? Bastardi, dice il nostro amico che probabilmente ne capisce. Dico di lui perché è l'essere umano, anzi lui è qui perché è uno dei candidati, essendo single, per favore. Allora, significa che la conflittualità è tanta che tu hai bisogno di sfogarla, quindi senza che te ne accorgi, dopo un po' te ne accorgi, cioè, dopo un po' quando vieni in studio da me, ci senti, mi capitano solo stronzi. È possibile perché gli uomini sono finiti, come diceva mia nonna, che a 20 anni gli uomini da sposare sono finiti, quindi sono solo gli scarti. Oppure sono io, secondo voi? Sono io. Decisamente sì. Ora, che cosa, li ho detti tutti? Sì. Che cosa possono fare ciascuno di queste persone per risolvere? Che cosa può fare ciascuna di queste persone per risolvere le proprie dinamiche? Può lavorare su se stesso, non può lavorare sugli altri. Come ci si lavora adesso ve lo faccio vedere. Vi siete riconosciuti in pezzi di queste storie? Sì.